Salve, benvenuti sul canale. Oggi vedremo come caricare una IR da un sito web che ne offre tantissime e migliorare le prestazioni della nostra chitarra acustica. Ecco qua, Free IR Acoustic Guitar, il sito francese Acoustic Gear Free. In alto IR Database, cliccate. Ed ecco che in questa pagina abbiamo una lista lunghissima di chitarre e delle loro principali caratteristiche, cioè potete cercare qualcosa di molto specifico. Io ho scelto una Guild generica, vediamo cosa c'è sul sito. Io premo il tasto Search e alla fine di questa lunghissima lista ci sono due chitarre Guild. Scelgo la seconda, questa F412. 12 corde, bellissima chitarra. Vado al link dove troverò il file, vengo reindirizzato su qua. Ci sono due, vedete, sono due IR in effetti. Scelgo la prima, sono due riprese diverse della stessa chitarra. Scelgo la prima e la salvo nella cartella dove ho tutte le mie IR per le chitarre acustiche. A questo punto vado sul mio Ampero e inizio a lavorare su questa patch che costruirò sulla mia IR, sulla IR che ho appena scaricato e che ce l'ho già caricata in effetti. La patch, vabbè, l'ho chiamata My Acoustic, metto così un po' per dare un po' di volume, di brio a questa patch, metto un Fat Boost, metto un Acoustic Preamp, uso il preamp numero 1, i settaggi, ecco, ce li avete qua sotto, sui sottotitoli. Appena arrivo su Cab, io vado a caricare il mio IR file, che è nella cartella dove ho tutte le mie IR acustiche. Scelgo la chitarra che ho appena scaricato, apro, load, ok, eccola qua, e in questa patch è già inserita la mia nuova chitarra. Vabbè, do un po' di delay, in questo caso un mix molto basso, vedete, un po' di coda, e scelgo Church come reverbero, anche in questo caso un po' di coda, e la chitarra che state ascoltando in sottofondo è una Yamaha, proprio una entry level, io la uso per andare in spiaggia. E che però, grazie a questi accorgimenti, ad Ampere, all'IR che abbiamo scaricato insieme dal sito, è diventata, insomma, quasi una Guild. Avete visto, ci sono tantissime altre chitarre, potete scegliere quella che volete per migliorare il vostro suono. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se volete iscrivervi sul canale io vi sarei veramente grato. Arrivederci alla prossima.